Jacob. Niente, niente. Niente. Che succede qui? Possibile che ecco perché diventano così alte. C'hanno il trucco. Abbiamo quasi finito il conteggio per la Margolis Incorporated. Ah, la Margolis Incorporated. E gli mandate un prospetto con le figurine alla Margolis, eh? Qui sta succedendo qualcosa di strano. E quello chi è? È lo vecchio. Sembra un bambino. Vogliamo fare gli spiritosi, eh? Allora che diavolo ci fa un bambino qui dentro? Questo è un ufficio, aspetti, non un asilo. Mi lasci spiegare, è la prima volta che porto mio figlio in ufficio. È un'emergenza, solo per questa volta. Oh, certo, è un'emergenza. Ho capito che cosa ha in mente lei. Lei crede, per il fatto che ha già un figlio e ne aspetta un altro, di aver diritto a un trattamento speciale. Oh no, signor Ross, non chiederei mai un trattamento speciale. Lasci che le rinfreschi la memoria. La contabilità è sacrificio, è lavoro pesante. Bisogna sputare sangue. Se vuole qualcosa di più facile, vada a fare l'igienista dentale o la noleggiatrice di macchine. Lo sa cosa ho detto quando avevo un'ulcera sanguinante e il medico aveva finito l'anestetico? Ripeto, si può sapere che cos'è questa pentola che bolle? Spegnetela! Dov'è la mia calcolatrice? Come posso fare le somme? Ecco cosa ho detto. E voglio dirle un'ultima cosa, cara signora. Anch'io ho un figlio e non me lo porto certo in... Ecco la colla per le scarpe! Chi se la prende con mia mamma deve vedersela con me! Dentro i propri problemi e le proprie preoccupazioni.